Al via il Carnevale 2023. Sfilate, carri, maschere ed eventi in piazza sono stati protagonisti dell'appena trascorso weekend in diverse zone delle province di Palermo e Trapani, a cominciare da Alcamo. Sabato sera, infatti, Piazza Ciullo ha visto la partecipazione di tantissime persone che hanno riempito l'intera piazza alcamese e ballato fino a tarda nottata sulle note dei brani a tema dei Calandra e Calandra e dei DJ Liberio Milazzo e Stefano Lombardo, che insieme ai vocalist Claudia Dragni e Tony Pampinella hanno coinvolto tutti, grandi e bambini, in un trenino che ha percorso l'intero spiazzale. Quest'anno nella cittadina alcamese non è stata organizzata alcuna sfilata, ma solo momenti di incontro per grandi e bambini. Sulla stessa scia anche Castellammare del Golfo, dove nel pomeriggio di ieri, in corso Piersanti Mattarella, si è tenuto un momento di gioco per i più piccoli con spettacoli di bolle e animazione e la premiazione della maschera più bella. Sfilate dei carri allegorici, invece, si sono tenute ieri a Balestrate e a Cinisi. Presso quest'ultima, in particolare, è prevista per oggi la cavalcata storica in maschera e musica in piazza Vittorio Emanuele Orlando. In programma per domani sera sfilate con gli studenti e artisti per caso. Carri e sfilate anche a Paceco e Petrosino. Diventa ancora più bello ed è ancora più importante ripartire. Anche per questo motivo abbiamo fatto uno sforzo enorme per far riprendere questa manifestazione così sentita da tutta la comunità petrosilena e non solo dalla comunità petrosilena. Quindi si rinizia, ormai siamo quasi pronti, fra pochi minuti faremo il taglio del nastro e daremo ufficialmente il via al Carnevale di Petrosino 2023, che ci vedrà insieme oggi, domani, lunedì e martedì. La sfilata dei carri, i quattro carri allegorici, i gruppi in maschera, le coreografie e i balli sul palco, abbiamo la via del cibo e del gusto in Viale Licari, tanti giostrai e poi abbiamo il Palacarnival per i più piccoli nel pomeriggio e poi la sera le serate danzanti. Insomma, a Petrosino in questi giorni non ci si annoierà, tanto divertimento per i più piccoli ma anche per i più grandi. Ecco, un'ultima battuta sentimentale, mettiamola così, avrà partecipato a tantissimi carnevali di Petrosino, ma cosa significa parteciparci da primo cittadino? Beh, chiaramente c'è un'emozione ancora più grande, soprattutto c'è un senso di responsabilità. È un momento complicato, difficile per la nostra comunità, però è importante ripartire con queste manifestazioni anche per questo. Dopo gli anni della pandemia, dopo gli anni difficili che abbiamo vissuto tutti, è importante ritornare comunque alla normalità, anche nei momenti di festa. Questa è la manifestazione della comunità di Petrosino e l'impegno, il coinvolgimento, la partecipazione di così tanta gente ne è la dimostrazione. Quindi, che dire, aggiungo soltanto buon divertimento, buon carnevale 2023 a tutti.